pillole di Non Solo Suoni, speciale Festival di Sanremo. Ben ritrovati, passiamo oggi ad altri artisti in gara a Sanremo e lo facciamo con un gruppo italiano molto particolare nella musica e soprattutto nei testi e nell'immancabile ironia. Parliamo infatti di Elio e le Storie Tese che, come vedremo, a Sanremo c'erano già stati. Il loro addio alla musica, annunciato nei mesi scorsi, per ora dunque è solo rimandato. Quello del 19 dicembre scorso infatti doveva essere l'ultimo concerto della band al Forum di Assago, ma l'annuncio della partecipazione al festival ha spostato più in là la data di scioglimento e di fine carriera. Dopo essersi esibiti all'Ariston, infatti, è in programma per la band un tour che comunque dovrebbe rappresentare un po' il congedo dai fan e non a caso dovrebbe chiamarsi Addio. Ma occupiamoci ora del festival e precisamente del quarto festival che vede protagonisti Elio e compagni. La gente ci chiede perché, se si sciolgono veramente, vanno in gara al Festival di Sanremo. Per vari motivi, ha dichiarato il leader del gruppo, aggiungendo: intanto perché Baglioni ci ha invitati a presentare una canzone e noi l'abbiamo mandata, e perché dopo due piazzamenti al secondo posto nel 96 e nel 2013 e una rispettabile ma non abbastanza dodicesima posizione nel 2016, ci siamo voluti regalare un ultimo tentativo di raggiungere l'obiettivo di sempre, ovvero arrivare ultimi al Festival di Sanremo. L'ironia dunque rimane un marchio di fabbrica per il gruppo nato nel 1980, fondato da Elio all'anagrafe Stefano Belisari a Milano. Amatissimi fin da subito dai più giovani, sono poi diventati una formazione conosciuta e apprezzata anche da un pubblico più adulto. Nel 1996 appunto la prima partecipazione a Sanremo, con un brano diventato un tormentone ed entrato col suo titolo nel gergo, ovvero La terra dei cachi. Vinsero il premio della critica Mia Martini. Nel 1999 hanno invece vinto il Best Italian Act a Dublino, ovvero il riconoscimento apposito agli European Music Awards di MTV. Altri sono stati i riconoscimenti numerosissimi fino alla seconda partecipazione al festival nel 2013 con la canzone Monotona o Monotona, che ha permesso loro ancora di vincere il premio della critica, oltre a quello per il miglior arrangiamento e il premio Sala Stampa Radio Web e TV. Nel 2016 tornano sul palco dell'Ariston appunto con la canzone Vincere l'odio, ma questa volta con una formazione priva di Rocco Tanica, già impegnato, come ha detto Stampa, per lo stesso festival, con un accordo che era stato firmato prima che il gruppo venisse ammesso proprio alla manifestazione. La loro musica piace sempre, fa ridere e sorridere, a volte in modo più amaro, altre in modo più spassoso. Sono un gruppo che segue il filone del rock demenziale, ma non solo. Nei testi si ritrova infatti molto nonsense, ci sono citazioni dialettali, per lo più milanesi, ma anche a volte riferimenti al sesso e un linguaggio più spinto. Non mancano affondi al mondo della politica e alla società contemporanea. Così come i testi sono variegati, nello stesso modo anche la musica è spesso frutto di contaminazioni all'interno di uno stesso brano, con cambio di ritmi e generi, dal rock, hard e progressive, al pop, al funk e al rap, senza tralasciare la dance, il jazz, il soul o la musica latinoamericana. Molte le parodie che si ritrovano nel loro repertorio e che sono rinnovate anche in questa edizione del Festival di Sanremo.